grande fiaccolata per dire no al centro commerciale di Due Carrare. I padovani difendono il cataio. Degrado in piazzetta Gasparotto, tra siringhe e spacciatori, la situazione è da incubo. Il sindaco dov'è? Chiuse di volta Barozzo, dove il degrado è di casa, sporcizia e immondizie, nessuno interviene. Padova, pioggia intensa e raffiche di vento su tutta la città, brusco calo delle temperature. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Padova, l'informazione di Rete Veneta in diretta come ogni sera. Iniziamo parlando del centro commerciale che vorrebbero costruire a due passi dal cataio nelle prossime ore. Grande fiaccolata, naturalmente i cittadini, ma non solo, tanti padovani anche di tutta la provincia si stanno mobilitando per dire no a quello che considerano uno scempio. Niente sindaco alla fiaccolata contro il centro commerciale. Davide Moro ha scelto la strada dei social network per esprimere il suo parere sulla faraonica struttura di vendita che potrebbe sorgere sul suo comune, appena fuori dal casello di Terme Euganee e di fronte al castello del Cataio. Il primo cittadino ha già spiegato anche ai nostri microfoni come negli anni scorsi il suo comune abbia già perso più di una causa contro il fondo Orion, proprietario dell'area. Due Carrare ha tentato più volte di tornare sui suoi passi sulla destinazione d'uso dell'area, tentando di annullare la delibera di oltre 20 anni fa, che trasformò la grande area da agricola a edificabile per grandi strutture di vendita integrate. Perseverare nel tentativo di annullamento vorrebbe dire buttare altri soldi, dice Moro, e trovarsi di fronte a una richiesta danni dei proprietari insostenibile per un piccolo comune. In campagna elettorale non ho mai detto no al centro commerciale. Io ero all'opposizione, io e il mio vice sindaco eravamo all'opposizione ed eravamo e siamo consapevoli dell'iter giudiziario di questa opera. In campagna elettorale noi abbiamo sempre detto che questa è una zona da riqualificare, perché come minimo dagli anni 2000 che abbiamo 1,5 chilometri di rete rossa che recinta una zona, l'ingresso del paese, e quindi avevamo detto in campagna elettorale di contattare la proprietà e cercare di limitare il più possibile i danni qualora il proprietario si fosse rifatto vivo. Intanto la fiaccolata odierna contro il centro commerciale attese centinaia di persone, parlamentari e comitati di cittadini. I margini per fermare la colata di cemento ci sono, ha detto nei giorni scorsi la regione. Il sindaco di Due Carrare non deve però firmare nessun accordo di programma. Moro lo farà? Vedremo nelle prossime ore dunque come si evolverà questa situazione. Andiamo a vedere il nostro TG Linea Aperta della settimana. Naturalmente parliamo del cataio da difendere, centro commerciale davanti al castello. Come difendere questo castello, il cataio, che è un patrimonio di tutta Padova e di tutti i padovani? Dite la vostra con un sms o una mail all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Adesso ci trasferiamo in centro, in Piazza Gasparotto, dove il degrado la fa da padrone. Vediamo. Non è vero che in piazzetta Gasparotto ci sono solo uffici e non ci abita nessuno. È vero anche che la nettezza urbana passa tutti i giorni, mattina e pomeriggio, e rimuove quei giacigli di fortuna. Lo fa da anni, ci dice l'addetto, ma vestiti e scarpe non mancano mai, mattina e pomeriggio. Da piazzetta Gasparotto sono spariti molti uffici, resistono quelli della regione. È scomparsa da qui, come dal panorama finanziario italiano, la Banca Commerciale Italiana, che aveva una grande sede, ed è approdata invece, più sobria, la più grande banca marocchina. Ed è in gran parte africana l'attuale popolazione di piazzetta Gasparotto. Sono giovani che presso un'associazione che ha uno spazio sotto uno dei portici insegna loro la lingua italiana. Gli anziani, ci viene assicurato, vengono invece a coltivare qui, in pieno centro, alcuni orti sociali, con ortaggi appunto e piante aromatiche. Intanto la piazza è luogo di ascolto di musica e di ristoro, ma sempre per stranieri. Sarebbero una quindicina le associazioni che ci provano a ridare vita a piazzetta Gasparotto, dove una nuova vita serve davvero, insieme a un nuovo cartello del comune. Grazie. Adesso andiamo a vedere queste immagini. Operazione in giornata da parte della polizia che ha smantellato un giro di droga importante a Padova. Sono intervenuti in casa di una 24enne padovana che è fidanzata con un nordafricano. Hanno trovato
quasi 19.000 euro in contanti, 18,5 kg di hashish e poi anche della marijuana. I due sono stati arrestati, il blitz alla stanga in via della Madonnetta. Da tempo gli agenti della squadra mobile di Padova pedinavano questo soggetto. Continuiamo a parlare di degrado in città, andiamo a Volta Barozzo, in particolar modo alle chiuse. Guardate cosa hanno documentato le nostre telecamere. Un prato verde disseminato di immondizie, eh no, queste sono le chiuse sul Bacchiglione di Volta Barozzo, lungo uno degli anelli ciclopedonali più belli della città. Colpa della siccità e dell'incuria la situazione è questa. È uno schifo su una bellezza padovana. Abbiamo una bellezza, una spiaggia tra virgolette, abbiamo una diga, acqua, abbiamo una risorsa di fauna e flora bellissima. Sarebbe veramente un gioiello di Padova ridotto, come avete visto, in una condizione antigenica, brutto. Una vera e propria spiaggetta per i padovani in questo angolo della città da godere nelle giornate estive con tanto di chioschetto e area attrezzata. Ci sono anche cigni e qualche paperotto. Domenica 7 sono rimasti incastrati tra le immondizie, ci racconta la signora Pfeiffer, un paradiso per grandi e piccoli. Per le acque pulite si paga una tassa al consorzio, ci fa vedere la signora Pfeiffer. Da Volta Barozzo sono partite diverse telefonate agli enti preposti, tra cui il Genio Civile. Hanno detto che a causa della siccità, ma anche la seconda risposta che abbiamo avuto noi cittadini è che ci sono poche immondizie per muovere le barche. A me non sembra ce ne siano poche. Sul profilo social Ursula Pfeiffer sta cercando di dare vita a una class action per mobilitare tutti i residenti e cittadini con una controproposta. Una situazione simile qui non si era davvero mai vista. La proposta dei residenti è chiara. Festa a Ferragosto se verrà sistemato tutto. E qui è l'amministrazione che deve intervenire. Aspettiamo naturalmente l'intervento di chi di dovere. Noi ci siamo segnati questo problema e continueremo a seguire la vicenda fino a quando non sarà risolta. Altre notizie dal web, vi faccio vedere la filiale di Veneto Banca in quel di Albignasego, in via Roma. Hanno assaltato il bancomat un gruppo di ignoti nella notte, probabilmente è lo stesso gruppo che ha colpito a Candiana qualche sera fa. Si sta cercando da parte delle forze dell'ordine una BMW che dopo il colpo alcuni testimoni hanno visto allontanarsi con gran velocità dal posto del colpo e del bancomat preso di mira da questi malviventi. Adesso parliamo di maltempo con un temporale che ha colpito in maniera abbastanza importante il Padovano e la città. Le prime piogge nel pomeriggio su tutta la provincia, poco dopo l'ora di pranzo sulla città un temporale durato circa mezz'ora che ha causato qualche disagio soprattutto alla circolazione con problemi a ridosso delle chiuse di Volta Barozzo e rami caduti in tutta Padova. È andata peggio in provincia soprattutto nell'Alta Padovana dove si sono avuti vento forte e pioggia intensa, Grandine, Trattavo, Vigo d'Alzere, Saletto, Rubano e Selvazzano, pioggia anche nella zona delle Terme, super lavoro per i vigili del fuoco impegnati a rispondere le telefonate di soccorso e per la rimozione di rami e alberi pericolanti. Temporali che hanno posto fine all'afa che aveva caratterizzato il fine settimana con temperatura percepita attorno ai 40 gradi e raffica di chiamate al pronto soccorso dell'ospedale. Piogge e fenomeni di forte intensità sono previsti anche nelle prossime ore. La regione ha prolungato lo stato di attenzione fino alle 8 di mercoledì. Siamo in chiusura, stavo dando un'occhiata al web, non ci sono aggiornamenti particolari, vi ricordo che alle 21.15 in prima serata trasmetteremo il film Insieme a Parigi. È tutto, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento.